È uno spettacolo per il nostro territorio, perché fondamentalmente amiamo la nostra bella Italia e niente da che ridire. Questo è giusto che sia una festa, perché il Giro d'Italia è una festa per tutti, però la nostra rabbia c'è sempre, non è passata, e quindi è un modo per far ritornare un po' in mente a tutti che noi siamo sempre lì, sempre arrabbiati, non ci spostiamo di un centimetro, non siamo speculatori, che la smettano di trattarci per tali. Noi abbiamo avuto una grande colpa, la colpa più grossa di tutti, abbiamo avuto fiducia nel sistema bancario italiano. Questa è la nostra ultima, unica colpa. Però. Se non si coglie questo è finita, è come andare a cogliere un'orchidea rara nel giardino col Giro d'Italia. Non ci facciamo sfuggire niente, qualsiasi occasione è buona per venire a protestare, per venire a dire le nostre ragioni, e anche il Giro d'Italia è un'occasione proprio per far capire che noi siamo stati truffati per l'ennesima volta, ormai tutto il mondo lo sa, però non ci stancheremo mai di dirlo, perché è la verità. Questa è una bella vetrina che non si può mancare, e speriamo che la televisione non ci deluda nascondendo quello che noi si vuole fare emergere fuori. Si sono schierati lungo il percorso del Giro d'Italia i risparmiatori azzerati dell'associazione Vittime del Salvabanco, un'occasione imperdibile per loro, quella dell'ottava tappa nella città di Arezzo del Giro Rosa, per far sentire ancora una volta la loro voce.